sono Arturo Campanella, in questo momento mi esprimo quale ispettore del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in servizio alla Direzione Generale del Friuli Venezia Giulia. Interpellato su cosa pensi del progetto Expero, progetto che peraltro ho seguito nella mia precedente esperienza professionale a quale preside dirigente scolastico dell'ITI Malignani, per dire quale peso attribuisca a questo progetto, quale importanza attribuisca a questo progetto, devo dire che io, ma non solo io, ma l'organizzazione che rappresento, attribuiscono grande importanza. Questo progetto è uno degli strumenti più utili per incrementare il livello qualitativo del servizio di istruzione tecnica superiore che sta per nascere in Italia dopo la ricca esperienza dei corsi di formazione tecnica superiore integrata che hanno preso le mosse dal lontano 1998. Il sistema di istruzione tecnica superiore che porta l'Italia alla pari con gli altri paesi partner dell'Unione nel settore terziario non accademico consentirà di fare quel passo significativo agli studenti che seguiranno questi corsi per introdursi nel mondo del lavoro in possesso di competenze ricche ed evolute. Questo progetto consentirà infatti di incrementare questi livelli qualitativi di istruzione attraverso l'analisi del grado di soddisfacimento delle aspettative e contro le percezioni che i portatori di interessi ricaveranno dall'esperienza condotta. Gli strumenti elaborati dall'Università di Trieste, in particolare dalla professoressa Sara Cervai e dal suo team, e cui ricordiamo simpaticamente Massimo Borelli e Luca Chan, sono strumenti complessi ma facili, che non richiedono un grande impegno nella formazione di coloro che li utilizzeranno, ma una implementazione agile. Questo è uno degli ulteriori punti di forza di questo progetto che, ribadisco, potrà essere una delle leve per incrementare il tasso qualitativo del servizio di istruzione tecnica superiore dell'intera nazione.